Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? Eccoci qua, riprendo le mie, chiamiamole così, interviste con voi. Siete a casa, in giro, non so dove siate. Tutto bene, spero vi siate vaccinati. Anche se ultimamente dire questa cosa, lanciare questo messaggio, comporta alcuni rischi. Ho visto che J-Ax è stato mandato, gli ha mandato le pallottole a Tajani, gli ha detto che lo vogliono impiccare, insomma. Per cui facciamo una cosa, io non vi dirò più se vi siete vaccinati. Farò, per non incorrere in queste minacce anch'io, insomma, sono un vigliacchetto. E allora, quando io vi farò così, vuol dire che vi domando se vi siete vaccinati, ok? Ma non lo dico più così, sto un po' più tranquillo. Saluto mia mamma che non sento da un po', quindi ciao mamma. So che è tornata Raissa, la nostra badante che era stata per 6 mesi a casa sua, è rientrata. Ciao Raissa, ciao mamma, ciao tutti. Io sono stato alcuni giorni dalle parti di Venezia, in un bellissimo resort che si chiama Villa Condulmer, di proprietà della famiglia di Sabrina Salerno, posto dove cerco di andare almeno una volta all'anno a fare 2 o 3 giorni di buon ritiro. Il tempo è stato meraviglioso, la piscina e l'acqua era calda e in quell'occasione ho fatto un'escursione importante a Venezia, soprattutto quando vado a trovare il mio amico Arrigo Cipriani, che oltre ad essere diciamo, il primate dei più grandi ristoratori italiani, è anche un grande scrittore, insomma, scrive molto bene. Ho letto tutti i suoi libri. Se non li avete ancora letti, ve li suggerisco. Quindi, dopo questa gitarella a Venezia, col motoscafo chiaramente, perché almeno una volta all'anno, Dio mio, sono simpaticissimi poi gli scafisti di Venezia, sono dei personaggi. Vabbè. A proposito, da Rigo ho visto Josh Brolin, il grande attore americano, è passato un attimo così di fianco al mio tavolo, è più piccolo di quello che si vede nei film, di quello che sembra essere nel cinema. Un grande attore Josh Brolin, eh? Vabbè, insomma, un po' di mondanità, no? Ma soprattutto era buono il mangiare, per non parlare di quello che ho avuto modo di assaggiare il giorno dopo, quando sono stato da Celeste, mio amico Celeste, di famoso ristorante Celeste di Venegazzù, del Montello, Venegazzù del Montello, Volpago di Montello, a una trentina di chilometri da Treviso. Funghi meravigliosi, un risotto con i funghi, guarda, una roba da perdere dalla testa, un vino delle sue zone, di questo Celeste. Ho fatto un video a questo proposito che manderò in separata sede perché sennò è già lungo quello, quindi lo manderò a Rudy quando riterrà opportuno. Abbiamo fatto 2 serate bellissime, fine settimana, una a Cervia e poi un matrimonio importante a Tortoretto Lido, vicino a Pescara. Ma volevo parlare della serata di Cervia perché è stata emozionante e devo dire, insomma, di quelle cose che lasciano un po' il segno. Era organizzata dai herlisti, cioè quelli che guidano le roboanti Harley Davidson. Io ne ho avute due per l'esattezza. Ho avuto prima la 883, di cui vi racconterò con calma la storia, e poi la Heritage. Poi l'ho ceduta a Rudy, Rudy poi ha cambiato con un Fat Boy, insomma, diciamo che gli Harley Davidson nel cuore degli Ismaila ci stanno e come. Bene, questi herlisti che cosa hanno fatto? Hanno organizzato un giro motociclistico con dei ragazzi down. E quindi a questa serata c'erano questi ragazzi down, scatenati, si sono divertiti come dei matti, conoscevano le mie canzoni, tutti quanti agghindati come i bikers. Con i giubbotti, con tutte le scritte, sapete, quelle le calcomanie che si mettono sopra sui giubbotti, secondo la migliore tradizione dei bikers americani. E
E poi stavano lì con me, cantavano, insomma, saltavano, si divertivano. Questo a Cervia, esattamente sabato scorso. Domenica poi mi sono fermato a pranzo dal mio amico Ascanio. Insomma, diciamo che ho magnato questa settimana, ecco, tanto non mi sono tirato indietro. Infatti adesso sono 2 giorni che ieri sera un panino e stasera vediamo. Vabbè, insomma, vi racconterò il resto domani perché non posso, non ho tempo di dirvi tutto. Volevo soltanto ricordarvi tutte le dimensioni delle bottiglie di champagne. Mignonette, Petit Bouteille, Magnum, Marijan, e poi c'è, ve lo dico domani, non ce la faccio a dirle tutte. Ciao!